Evangelo di Giovanni, capitolo 1, dal verso 43. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, della città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe. Natanaele gli disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Filippo gli rispose: vieni a vedere. Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli chiese: da che cosa mi conosci? Gesù gli rispose: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Natanaele gli rispose: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e gli disse: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figliuolo dell'uomo. Amen. Potete accomodarvi, fratelli e sorelle. E qui l'inizio del ministero terreno di Cristo Gesù, che incontrando Filippo lo invita a seguire, e prontamente Filippo lo segue. E abbiamo letto che Filippo troverà Natanaele, questo buon israelita, un israelita sicuramente rispettoso della legge, e dove gli racconta che hanno trovato il Messia, colui che avevano già profetizzato sia Mosè che i profeti. E Filippo con certezza esprime insomma la loro esperienza, la sua esperienza a Natanaele. E abbiamo visto come Natanaele risponderà davanti a questa affermazione di Filippo. Ora, sicuramente possiamo dire che Natanaele conosceva le scritture. La sua risposta ci fa comprendere, cioè, che non poteva venire niente di buono da Nazareth, che loro si aspettavano il Messia non da Nazareth. Noi sappiamo tutta la storia, non sto qui a descrivere. Gesù era nato a Betlemme, ma dopo si era insediato al ritorno dall'Egitto a Nazareth. Però questa breve risposta di Natanaele, insomma, ci fa capire, ci fa comprendere che egli conosceva le scritture, le investigava. E possiamo anche dedurre dal suo atteggiamento che nei confronti comunque di quelli di Nazareth, ma in questo caso anche di Gesù stesso, lui ebbe un pregiudizio. Li conosciamo i pregiudizi, vero? Quelli che noi esprimiamo con una certa tranquillità, certezza, pensiamo che le cose stanno in un certo modo, inquadriamo bene le persone, le vicende e diciamo: io so che tipo è quello, io so che tipa è quella, io ho capito tutto, non ho bisogno di nient'altro, ho fatto una diagnosi certa della situazione. Ci è mai capitato? E chi ci scrolla da quel pregiudizio? Si stampa nella nostra mente, cataloghiamo quei personaggi in una certa lista e poi finisce tutto là. Questo pregiudizio noi lo troviamo anche nei farisei, che espressero appunto davanti
anche ai discepoli stessi, agli altri uomini, che mai niente di buono sarebbe venuto da Nazareth. Vi ricordate? Ma come, non avete letto le scritture, non sapete che il figliuolo dell'uomo non sarebbe e non avrebbe potuto essere mai di Nazareth, non sarebbe venuto da Nazareth? Ma loro non conoscevano bene, profondamente le cose come stavano, così come non le conosceva bene Natanaele. Perché colui che conosce bene tutte le cose è il Signore. E fratelli e sorelle, lasciamo che sia il Signore a giudicare ogni cosa, perché Lui conosce e sa perfettamente ogni cosa, molto più di noi, molto meglio di noi. Lui va molto più in profondità di noi. I farisei ne facevano un vanto della loro profonda conoscenza. Cercavano di osservare puntigliosamente non solo le cose che erano scritte nella legge, ma addirittura anche le cose che avevano tramandato per tradizione. E pensavano così di compiacere Dio, di essere graditi a Dio, e pensavano così di offrire a Dio l'adorazione, la preghiera che Dio gradiva. Ma le cose non stanno così. Gesù presentò bene, vi ricordate nella parabola del fariseo e del pubblicano, quale atteggiamento superbo, arrogante si nascondeva nel cuore dei farisei. Loro pensavano di essere giusti, loro pensavano di essere privilegiati nel rapporto con Dio, e loro si presentavano davanti a Dio invece con un cuore superbo. Io faccio questo, io digiuno, io prego, io leggo le prescrizioni, io seguo la legge. Non come quello, il pregiudizio, che è un pubblicano, che è un peccatore, che non merita nulla. Ma dall'altra parte c'è una preghiera che invece Dio gradiva e ascoltava, di un uomo che sì, peccatore, ma peccatore come l'altro, perché davanti a Dio non c'è differenza di peccato. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e l'unico mezzo per la salvezza è la grazia di Dio e non le opere o i meriti o la buona disposizione dell'uomo, che si batteva il petto e diceva: pietà di me, io sono un misero peccatore. Natanaele non viene scelto perché era buono, bravo, intelligente, colto. Natanaele ha bisogno di un incontro personale con Gesù. E mi piace molto la figura di Filippo, che dopo aver descritto la sua esperienza con Gesù, dopo aver espresso la certezza di quello che lui ha trovato, e credo che noi lo facciamo, vero, fratelli e sorelle, quando parliamo di Gesù, noi non parliamo di qualcosa che abbiamo così imparato a memoria. Noi parliamo di colui che abbiamo sperimentato nella nostra vita. Natanaele lo abbiamo incontrato. Quello di cui parla Mosè, scusate, un problema alla gola. Quello di cui parla Mosè, quello di cui narrano anche i profeti. E davanti a quella risposta di Natanaele, Filippo semplicemente gli dice: vieni e vedi. E io credo che da questo dovremmo davvero imparare a testimoniare di Cristo e a evangelizzare. Noi dobbiamo chiamare le anime e portarle a Cristo. Non le dobbiamo portare alle nostre convinzioni. Non dobbiamo
operare noi nei cuori delle persone. Non le dobbiamo convincere noi con i nostri discorsi, ma bastano poche parole, un invito sincero, accompagnato da una sincera preghiera. E questo deve essere il nostro modo di parlare di Cristo, di testimoniare di Lui. Filippo non intrattiene un lungo dibattito. Vieni e vedi. In che modo noi possiamo spiegare l'opera di Cristo nella nostra vita? Non sapremo da dove iniziare perché Cristo ha fatto tantissime cose e tante cose che noi racconteremmo non sarebbero comprese, perché sono cose gloriose, sono certezze che non arrivano da situazioni, da fatti che abbiamo vissuto, ma da un'esperienza soprannaturale. È lo Spirito di Dio che ci ha convinto. Questa certezza arriva dall'alto, non ci è stata trasmessa dagli uomini. È lo Spirito che vivifica. Amen, fratelli e sorelle. Vieni e vedi. E credo che quando noi facciamo questo, io sono convinto che Gesù prende le redini in mano di quel contatto, di quella persona, di quella vita, e inizia l'opera sua. C'erano dei pregiudizi in Natanaele, ma vennero smontati con una sola frase di Gesù. Quanto è potente la parola di Cristo, che rivela la sua grandezza. Sapete, sì, Natanaele viene a sapere addirittura che Gesù sa quello che lui aveva fatto di nascosto, o era in quel momento nascosto davanti agli altri. Quindi questo gli dà la convinzione che colui che gli sta parlando è sicuramente una persona straordinaria. Ma Gesù dirà a Natanaele: tu hai creduto perché ti ho rivelato qualcosa che è di nascosto, ma vedrai cose maggiori di queste. Vedrai i cieli aperti, vedrai la gloria di Dio. Se noi crediamo, fratelli e sorelle, con tutto il nostro cuore, noi davvero continueremo a vedere la gloria di Dio. Non siamo arrivati, non abbiamo raggiunto il traguardo, stiamo marciando a passo spedito, non vogliamo assolutamente fermarci, ma stiamo marciando e abbiamo bisogno di Cristo più di prima. Il passo iniziale è sempre quello più allegro, è sempre quello fatto con le piene forze, quello che va più speditamente, ma poi col tempo la camminata tende a rallentarsi. Le gambe diventano più pesanti, i piedi iniziano ad farci avvertire i bruciori. Per questo abbiamo bisogno sempre di più del Signore. Mettiamo da parte ogni pregiudizio, mettiamo da parte ogni cosa che non ci fa sentire liberi nelle relazioni anche tra credenti, anche tra fratelli. Nella Chiesa, questo l'ho detto qualche altra volta e lo ribadisco, non ci sono fratelli di serie A e fratelli di serie B, siamo tutti uguali. Perché tutti abbiamo avuto bisogno della grazia di Cristo per essere salvati. E se non fosse per la rivelazione di Cristo, potremmo studiare, e con questo non sto dicendo, anzi, voi mi conoscete, sapete quanto è importante che io dica e ribadisco che la parola di Dio deve essere letta, studiata, imparata, meditata. Ma la vera rivelazione arriva dall'alto, dallo Spirito Santo, che ci dà quella inconfondibile certezza e ci dà quella luce che ci permette di camminare ancora più speditamente. Un altro aspetto che volevo sottolineare è il fatto che
Natanaele è stato visto da Gesù sotto il fico. Non c'è dato di sapere il perché Gesù citerà questa frase e cosa Natanaele stesse facendo sotto il fico. Sicuramente il fico, per chi lo conosce, è un albero dal grande fogliame, dal bel fogliame, quindi sicuramente ripara dal sole e poteva essere un momento di ristoro per questo, per Natanaele. Un Natanaele che probabilmente cercava qualcosa di buono. Da Nazareth non è mai arrivato nulla di buono. Un Natanaele che forse davanti alla realtà sociale e spirituale del popolo di Israele voleva che si vedesse qualcosa di buono, che non arrivava. Isaia capitolo 55: cercate il Signore mentre lo si può trovare. Cercatelo mentre è vicino. Natanaele decide così di accettare l'invito di Filippo. Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Dopo un po' di passi, vede Gesù che procede verso di lui. E come dicevamo prima, con una semplice frase, così come fece con quella donna lì davanti al pozzo di Giacobbe, vi ricordate? Così come fece con tanti altri, con Zaccheo, sradicò da quel cuore tutti i pregiudizi, tutti i dubbi, tutte le incertezze. E Natanaele esclamerà esattamente, dirà esattamente quello che aveva innanzi detto Filippo. Ma la nostra certezza di fede non è sulle parole di Filippo, ma è sulla parola di Cristo. Ed è questo il punto sulla quale vogliamo davvero soffermarci, perché Cristo è colui che opera in un modo glorioso con la sua parola. Perché Cristo sa toccare le parti più recondite del nostro essere. E sotto a quel fico, così come troveremo Elia sotto una ginestra, seduto, afflitto, scoraggiato, e rivolgerà a Dio questa preghiera: Signore, lascia che io muoia, prenditi l'anima mia, che ci sto a fare più sulla terra. È la preghiera di Giona, seduto fuori dalla città. Glorioso è il nostro Signore, che sa ogni cosa, che ci conosce mentre siamo sotto al fico, mentre siamo seduti sotto la ginestra di Elia, mentre siamo fuori dalla città seduti come lo fu Giona. Il Signore ci vede, ci conosce, sa le amarezze e le tristezze del nostro cuore, sa i disagi che stiamo affrontando, sa anche il fatto che a volte noi scusiamo tanto il nostro modo di comportarci e di pensare a motivo delle sofferenze, quando invece dovremmo essere ripresi e accettare la riprensione del Signore, come Dio lo fece con Elia, come Dio lo fece con Giona. Giona, tu ti piangi il ricino, ma se non fosse per me, dove sarebbero finite quelle 120.000 anime? Se non fosse per la grazia, per la fedeltà, per il perdono di Dio, mentre Giacomo e Giovanni chiedevano che Dio mandasse fuoco dal cielo su quel samaritano, mentre Pietro era pronto a ferire, uccidere con la spada colui che voleva prendere il Cristo. Dio vede, conosce, sa ogni cosa e si rivela in un modo meraviglioso.
non rimase sotto la ginestra Elia, Dio lo rialzò. Non rimase seduto senza ricevere rivelazione e ricevere il messaggio da parte di Dio Giona e tanti altri uomini, così anche come noi. Il Signore non ci lascia e non ci abbandona, ma è colui che procede incontro a noi per incoraggiarci, per mostrarci quale grande Salvatore Egli è. Egli è il Salvatore di Filippo, ma è anche il Salvatore di Natanaele. Egli è il Salvatore forse di tuo padre, di tua madre, di qualche tuo familiare, di qualche tuo conoscente, forse persino un tuo grande amico ha fatto l'esperienza col Signore. E tu rimani indietro con i tuoi pregiudizi, che non servono a nulla, se non a tenerti a distanza dal Maestro. Raccogli anche tu questo invito questa mattina. Vieni, vedi e vedrai come Gesù opererà nella tua vita. Vogliamo alzarci in piedi? Un semplice invito. Questo è quello che seguì Natanaele. E poi tutto il resto fece Gesù. Gesù che operò nella vita di quest'uomo. Gesù che si servì della vita di quest'uomo. Quest'uomo camminò con Gesù, seguì Gesù, collaborò con Gesù, soffrì con Gesù. Quest'uomo che visse al fianco di Gesù. È grande e gloriosa l'opera di Cristo. Non siamo stati incontrati per caso. E colui che sembrava che venisse da un luogo che già ci dicesse tutto e che diceva tutto a Natanaele, non viene nulla di buono da Nazareth. O se Natanaele avesse potuto sì da subito sapere quanta strada, quanto lungo fosse il percorso che Gesù aveva compiuto, e non solo in termine fisico come distanza, lui che lasciò la gloria, lui che lasciò il cielo, lui che lasciò le sue ricchezze. La parola di Dio ci dice che si fece povero per arricchirci. Altro che Nazareth, è il figlio di Dio che è sceso dal cielo. Ma c'è anche un'altra dimensione che vogliamo considerare questa mattina. Quello che Dio aveva preordinato prima della fondazione del mondo, dall'eternità. Questo è Gesù che ti vuole salvare, che ti vuole liberare, che vuole sradicare dal tuo cuore i tuoi dubbi, le tue incertezze. Credi questa mattina con tutto il tuo cuore che Gesù è il tuo Salvatore. Che Gesù è il tuo Signore, che Gesù vuole fare un'opera grande nella tua vita, che Gesù ti ha sempre visto, che Gesù ti vede, non sei nascosto ai suoi occhi e non sei nascosto al suo amore. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore.